L'esplosione del web, le dirette streaming, la possibilità di scaricare facilmente le canzoni hanno messo in crisi l'industria del settore. Chi crea e produce musica non viene più retribuito in maniera equa. I diritti d'autore vanno puntualmente a farsi benedire, ma ora le cose potrebbero cambiare. Per far fronte ai problemi di natura finanziaria, oltre che a quelli legati alla trasparenza, è stata creata una piattaforma di ultima generazione che consente di tracciare i brani sul web, di scoprire eventuali plagi e di assicurare in tempo reale il pagamento del dovuto agli autori. Il nuovo sistema che consente di risolvere tutte queste problematiche si chiama Labelscoin. È stato ideato e messo a punto da una giovane di Venafro, Serena Spada. Questo progetto ha voluto presentarlo in anteprima nella sua città di origine durante un incontro organizzato nei locali della Palazzina Liberty. È una piattaforma ad alta tecnologia dove ogni blocco è una transazione ed è tutto codificato, criptato. Esso non può essere modificato, né violato e nemmeno cancellato. È come se fosse un registro di contabilità dove vi è ogni transazione e queste transazioni sono tutte collegate tra loro in ordine cronologico. Innanzitutto l'ho creata nel campo dei diritti d'autore, nel settore musicale. Esso serve a tracciare i brani che vengono diffusi in streaming, nei concerti, nei pub, ristoranti, cioè in qualsiasi luogo, vi è la trasparenza, tutto in tempo reale, anche la redistribuzione delle royalties in tempo reale. Abbiamo anche le statistiche in tempo reale, in più la blockchain va a verificare se ci sono dei plagi e delle violazioni dei diritti d'autore. A questo proposito ho anche brevettato la parte industriale e l'ho brevettata qui nel Molise.